Carletto era felice di andare a scuola, perché in classe imparava tante cose nuove, ma anche e soprattutto perché amava stare con i suoi compagni, insieme ai quali trascorreva spensierate e divertenti ricreazioni. Ce n'era uno fra tutti, con cui Carletto andava particolarmente d'accordo, si chiamava Ivan. I due dividevano il banco e a volte erano così rumorosi da essere richiamati dall'insegnante. Avevano tanto da dirsi ogni giorno i due piccoli amici. Programmavano gli interminabili pomeriggi insieme tra partite di calcio, merende e incontri nella sede degli scout. «Forza Ivan, siamo in ritardo per la riunione!» soleva ammonirlo Carletto. Carletto e Ivan erano lupetti, i più piccoli del gruppo degli scout. Dei due Carletto era il più volenteroso, svolgeva con entusiasmo tutte le attività che gli venivano proposte ed era sempre disponibile ad aiutare i suoi fratellini lupetti. Amava ripetere la promessa del lupetto con spalle dritte e voce alta: «Prometto di fare del mio meglio per migliorare me stesso, per aiutare gli altri, per osservare la legge del branco. Buona caccia!»